giorno. Ah no, questo non è un video tutorial per Halloween, perché mi vedete un po' strana, ma siccome tanto sto a casa, no, sti giorni che sto in ferie, sto studiando, e allora ho pensato, voglio fare un video un po' più, diciamo, carino, no, anche come montaggio, come cose, perché ho un po' più di tempo, no, magari non è che vado sempre di corsa come al solito, e allora ho pensato, ma sì, faccio un video diverso dal solito, e quindi mi voglio anche presentare in modo diverso dal solito, anche se ormai le mie parrucche le conoscete, però insomma sì, oggi video haul dei miei ultimi acquistini di abbigliamento. Allora, io ho Tally Whale vicino casa, ma da qualche anno, e non ci sono mai entrata, ma perché non lo so, le vetrine non mi hanno mai ispirata, comunque lo vedevo un negozio un po' troppo da ragazzine, no? E vabbè, e non ci sono mai entrata. Poi l'altro ieri ho pensato, ma rinnoviamo un po' le cosine che ho per l'autunno, no, per l'inverno, però non volevo spendere troppo, quindi tipo gli UGIOL l'ho accantonato subito e mi sono detta, guardo sul sito di Tally Whale, ma non so nemmeno io il motivo, così. E invece ho trovato un sacco di cosine e quindi adesso ve le faccio vedere. Più c'è un piccolo acquistino di The Zenis, anche quello ce l'ho vicino casa, però io ho acquistato online, ovviamente. Cominciamo subito da The Zenis, perché mi ha stregata letteralmente la collezione Looney Tunes. Quindi ho acquistato un completino, ma che poi diciamo non è proprio quello che mi fa impazzire a me, perché io per ovvi motivi non porto reggiseni non imbottiti, un minimo comunque di imbottitura ci deve essere, ma questo mi ha comunque stregata e l'ho preso. Poi avevo postato la foto anche su Instagram, quindi se volete vedere meglio il dettaglio andate su Instagram e lì trovate la foto e sotto trovate il link per il mio Instagram. Comunque ho preso il reggiseno e io ho voluto prendere la fantasia questa con Daffy Duck rosa, e cioè è carinissimo perché ha qui davanti la parte trasparente, è un triangolino e ha tutta la scritta sotto Looney Tunes e ha poi tutto il volan sotto, insomma, la scritta, è una specie di bralette, diciamo, e io lo trovo veramente, cioè è carinissimo. E anche lo slip, io lì per lì che l'ho preso pensavo fosse scomodo perché comunque ha gli elastici, no? Invece è morbidissimo, gli elastici non stringono per niente e anche questo è carino, è normalissimo, non è né brasiliano niente, cioè è proprio uno slippino, ma è fantastico. E io ho preso la misura quella più piccola, che sarà la prima, non lo so, quella più piccola, ovviamente. Quindi questo è l'acquistino di The Zenis. Adesso vi faccio vedere tutti gli acquistini di Tally Whale con i close up, così vedete meglio. Allora, anche da Tally Whale io ho preso le misure quelle più piccole e quando mi sono arrivati i pantaloni e la gonna, che poi faccio vedere, ho un po' tremato e dico, oh mamma, sono piccolissimi, non ci entro. Ho pensato, non lo so, quello che ho pensato, e invece poi vedrete, ma ci sono entrata. E ora, questo non so se è un bene o un male, perché sono veramente piccoli. Comunque, cominciamo. I pantaloni. E non sto scherzando, io ho preso la misura più piccola che c'era, che è la 32, si vedrà, non si vedrà, non lo so, è la 32, che credo sia anche più piccola di una XS. E infatti, come vedete, cioè, sono veramente piccoli. E non è che siano molto elasticizzati, ma mi stanno benissimo. Allora, a me mi ha colpito molto il verde militare, perché io adoro il verde militare per questo periodo. E questi mi hanno colpita, perché comunque hanno il fiocchettino in vita. Hanno le tasche laterali, quindi un po' militari, no? E poi hanno tutti gli strappi qui sul ginocchio, e io adoro i pantaloni strappati, mentre in fondo finiscono così tipo tuta con l'elastico, ma cioè, sono comodissimi.
anche se sono veramente piccoli, quindi sono veramente molto molto stretti, ma so morbidi, sono comodi, cioè mi hanno veramente stupita. Io pensavo di doverli mandare indietro, sinceramente, tipo li rimando indietro perché saranno piccolissimi o comunque strettissimi, e invece no, sono fantastici. Anche questo maglioncino, che ormai diciamo avrà uno stile un po' passato, no? Perché comunque se ne so visti veramente tantissimi tra l'autunno scorso, la primavera, l'estate, però a me con questi incroci davanti e il fiocchettone, che comunque si può legare o meno, piace. L'unica cosa è che nonostante questo fosse sia una XS, le maniche, come vedete anche dal close up, sono un po' lunghine. Sono carine perché comunque finiscono con una fantasia, vedete, un po' diversa, no? Rispetto alla lavorazione del golfino, e sono larghe, quindi è anche carino, ha gli spacchetti laterali, cioè è carino, però queste maniche un po' troppo lunghe mi danno un po' noia, sinceramente, e non si possono ovviamente risvoltare perché sono larghe. Comunque lo porto senz'altro, poi abbinato a questi pantaloni secondo me è anche carino. E poi la mia mitica camicia a quadri. Se avete visto l'ultimo video, quello del riordino dell'armadio, che comunque lo trovate poi alla fine di questo, vi ho detto che io impazzisco per le camicie a quadri, e non scherzo. Appena ho visto che ce n'erano anche da Kelly Way, dico no, la devo prendere una, ma credo che ne prenderò altre, perché ci sono vari colori. Questa mi è piaciuta tantissimo, perché è color prugna e quindi ha tutti questi quadrettoni prugna, un po' rosa, che mi piace tantissimo. E il dettaglio delle maniche, dal sito lì che l'ho presa, non l'avevo visto, ma è veramente carino, perché comunque ha le maniche tirate su, così, con il bottoncino e tutto. A me queste piace portarle, come vedete dal close up, legate in vita con il fiocchetto, però insomma è una lunghezza che va bene anche sopra i pantaloni normalmente, e mi piace insomma il dettaglio dietro, che qui comunque è diversa, la cucitura è diversa, cioè è fantastica, è leggerina, però comunque con un body, con una canottierina sotto va bene. Perché poi io comunque di blu non ho nulla, un maglioncino blu ho preso, sempre XS, questo che è veramente semplicissimo, anche come maniche semplicissimo, però mi è piaciuta la parte finale, perché è fatto a onda e quindi lo trovo carino, è corto, è fatto così ondulato, che secondo me lo rende questo dettaglio insomma carino. E questo io me lo sono immaginato con una bella collana sopra un po' grossa, e secondo me è carinissimo. Sopra i jeans questo è fantastico.
ho preso una cosina che archivierò, metterò via per la primavera estate prossima, perché non avevo capito che fosse una cosa troppo estiva. Questa camicetta con la manichina così carina, con il fiocchettino, con la spalla scoperta, a mo' di canottiera. Sì, voi direte, come ha fatto a non capire che non era una cosa invernale? E non lo so, io lì per lì non l'ho capito. Al volant, insomma, è carina, con questa fantasia poi nera a fiorellini, mi piace. E mi piace il fatto che le spalline siano anche regolabili. Io infatti lì per lì che l'ho misurata, mi stava veramente parecchio scollata giù, dico no, questa, cioè, è proprio brutta. Poi mi sono resa conto che invece si può regolare e tirando su, insomma, stringendo, va bene. Però ecco, la metterò via per l'estate prossima. Poi io, da amante di piercing, tatuaggi e quant'altro, ho visto questo body e mi sono detta no, questo lo devo prendere. È un semplicissimo body nero, ma veramente semplice. Anche questo ho preso la XS e, con le maniche corte, con la particolarità di avere il choker di simil pelle con il, che si chiude praticamente con questa specie di piercing. L'unica cosa è che, per facilitare, diciamo, il mettere e il togliere, dietro c'è una chiusura lampo che però a me non mi si apre, cioè mi si blocca. Quindi non lo so, dovrò provarci con calma ad aprirlo, però comunque anche così si infila bene. E anche questo è morbido e sta preciso, cioè è veramente carinissimo e secondo me aggressivo e sexy. Poi ho voluto prendere questa gonnellina e anche questa è la XS e mi sta precisa, mi piace veramente tantissimo perché è a vita alta e la vita è qui, è stretta, insomma, no? Come lo vedete, insomma, dal close up. È semplicissima poi come fantasia, perché la classica gonnellina poi a pieghe, ma mi piace molto la fantasia con questi quadretti che hanno comunque dei dettagli un po' bordeaux. E secondo me questa per l'autunno è carinissima. Sì, la devo lavare, la devo stirare. E quindi niente, questi sono tutti i miei acquisti per rinnovo armadio autunno e quindi niente, grazie per avermi sopportata in queste condizioni, però io oggi avevo veramente voglia di fare un video un po' diverso perché mi ci posso dedicare un po' di più, è comunque un passatempo, una pausa dallo studio. E quindi niente, vi ricordo che sotto trovate i link per i miei social. E quindi ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere se vi piacciono le cosine che ho preso, insomma, consigli se mi stanno bene, se non mi stanno bene, ditemi tutto quello che volete. Ciao e al prossimo. Ciao.